Rapina con bomba alla BCC di Fano di Viale Cairoli, rubate poche migliaia di euro. Nella mattinata di oggi, venerdì 1 giugno, intorno alle 10, un uomo di circa 30 anni, dall'accento indefinibile, con un cappellino in testa ma viso scoperto, è entrato nella filiale con una cartellina portadocumenti con elastico, all'interno della quale era celata la presunta bomba, un tubo nero con all'estremità un timer. L'uomo ha intimato ai dipendenti, circa 4-5, ai clienti presenti, almeno due, di consegnargli i soldi o avrebbe fatto scoppiare la bomba. Sia il personale che i clienti sono riusciti a mantenere la calma. L'uomo ha afferrato il poco denaro disponibile, qualche migliaio di euro, e se n'è andato in direzione del mare, lanciando la cartellina vicino all'ingresso esterno della filiale. I carabinieri di Fano sono intervenuti immediatamente e hanno avvisato gli artificieri di Ancona, che sono attesi da un momento all'altro.